Venerdì Santo al mattino nell'anno 2013. Signor Lo Brutto, oggi Venerdì Santo, proprio in questo momento l'Addolorata sta girando per le vie del paese. Cosa ricorda del Venerdì Santo durante la sua vita? Ma io il ricordo va fin da bambino che era buon'anima di mio papà. Alle 8 mi portava, 8, 8 e mezzo, mi portava a San Giovanni per farmi vedere uscire l'Addolorata. E poi l'accompagnavamo dunque il tragitto delle varie chiese. Certo, sono bei ricordi e credo che queste tradizioni si devono portare avanti, e principalmente per rispetto dei nostri padri, dei nostri nonni, Che hanno portato avanti queste tradizioni. Le processioni dell'Addolorata anticamente erano lunghe, partecipate, com'erano? Sì, le processioni dell'Addolorata erano lunghe e poi tutti i fedeli, cioè le donne avevano il capo coperto con il velo, tutti vestiti di nero. Veramente era un momento di raccoglimento. La processione dell'Addolorata rispetto alle altre processioni come quella del Giovedì Santo, in che cosa si differenzia? Ma vedi, la processione dell'Addolorata la mattina è più raccolta, più in silenzio, raccolta nella preghiera. Quella del Giovedì Santo è un po' Dispersiva. dispersiva, esatto, non c'è quel raccoglimento di preghiera. Diciamo.